Ciao ragazzi, siamo qui con lo Xiaomi Redmi 5 Plus che stiamo provando da un po' di tempo. La versione che abbiamo provato è la Global Version, quindi è quella globale destinata al mercato internazionale che ha la banda 20 ovviamente. Qui nella scatola, nell'unboxing che abbiamo fatto precedentemente, c'è tutto, incluso un piccolo manualetto. Il caricabatterie USB da 2A e il cavo USB micro USB. Niente cuffie come classico da Xiaomi, c'è anche lo spillino per rimuovere la SIM, quindi la confezione è molto basilare, anche se Xiaomi integra anche una bella bella, la vuoi giudicare, cover totalmente trasparente con il buco solo per gli accessi e la fotocamera, quindi un regalino di Xiaomi che fa quasi sempre sui suoi dispositivi, in modo da rendere l'utilizzo già immediato appena comprato. Stiamo provando questo Redmi 5 Plus da un po' di tempo. La versione che abbiamo preso noi è quella con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, quindi non è proprio il top della configurazione presente, perché c'è anche la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, però oltre alla RAM e la memoria interna, l'hardware è lo stesso per tutti, quindi un display da 5,99 pollici con risoluzione 2160x1080, è un dispositivo IPS con tecnologia IPS, quindi il classico LCD con 403 ppi, però è luminosissimo, quindi come potete vedere la luminosità è veramente ottima. Qui alcune foto, queste con la camera frontale. Lo sfondo, andiamo a cambiare lo sfondo, questo magari è un po' troppo scuro. Mettiamone uno più chiaro così vi faccio vedere insomma quant'è veramente luminoso il display. Cambiamo con questo qui, anche come vedete è molto luminoso lo schermo, è un tra i migliori schermi della fascia media che mi è piaciuto di più. Tra l'altro questo dispositivo non è acquistabile ancora in Italia, però è facile trovarlo con importazione dall'Europa all'incirca 190 euro, mentre dalla Cina si trova anche una 20-30 euro in meno sui 150-160, in alcune particolari fette anche meno, però lì è difficile accaparrarselo. Disponibile in diversi colori, tra cui nero, Gold, che è quella la versione che ho comprato io, e la Rose Gold, che è un oro tendente a rosa. Il dispositivo ha un hardware molto interessante perché ha il chip, la CPU, che è uno Qualcomm Snapdragon 625, un octa-core dalle prestazioni veramente eccellenti per la fascia media del mercato, dove è difficile trovare una CPU veramente aggiornata e supportata dai produttori per far girare il software al meglio. Adesso ci sono nuovi modelli degli Snapdragon, però il 625 è ben collaudato, sebbene non sia proprio recentissimo. All'interno troviamo 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna. In più è espandibile tramite la micro SD fino a 128 GB, quindi spazio ce n'è. La fotocamera posteriore è una singola da 12 megapixel e sotto, come vedete, c'è il lettore di le flash dual LED e il lettore di impronte digitali, che è veramente velocissimo. La fotocamera anteriore è da 5 megapixel e vi dico già che non fa foto eccellente, e non mancano le varie connettività Wi-Fi 802.11 AB/G/N, il Bluetooth 4.2, il GPS, GLONASS, insomma tutto il resto 4G LTE, e la connettività è assicurata dall'USB di tipo 2.0, la micro USB classica, quindi non c'è la Type-C, però non aspettatevi molto. Tra i punti di forza di questo dispositivo troviamo un grande display da 6 pollici che è veramente bello, per un medio gamma è veramente bellissimo, un design niente male in alluminio, e
Ovviamente, essendo molto pesante, sono 180 grammi, che sono contenuti in 158,5 mm, 75,45 di larghezza per 8 mm di spessore. Quindi non è spesso, anche se c'è questa bombatura che ti permettono di avere un'impugnatura, niente male. Al suo interno il peso di 180 grammi è giustificato dalla grande batteria da 4000 mAh. Quello è uno veramente dei punti di forza di questo dispositivo, insieme al display che mi sono piaciuti di più di tutti. In un utilizzo normale, non sotto stress, sono arrivato a fare anche 2 giorni pieni, quindi la batteria è quella che forse mi ha sorpreso di più di tutti per quanto riguarda la durata, perché veramente, trovare una batteria di queste dimensioni è ottimizzata da Xiaomi, per durare veramente il giusto, non è da tutti. Partiamo dal display, che è in formato da 5,99 pollici, quindi un 6 pollici, con risoluzione Full HD+, in formato 18 noni, e anche qui nella fascia media trovare un dispositivo che abbia una risoluzione del genere, con una qualità, è vero che è un IPS, però è veramente eccelsa. Come vedete, qui nel video sta riuscendo anche a mettere bene a fuoco, si vede veramente benissimo. Anche gli angoli di visualizzazione sono eccellenti. E dall'alto, come vedete, non slava neanche un pochettino, anche verso il basso i colori sono sempre fedeli, senza fornire dei colori saturi o il resto. Lo trovo veramente molto buono. Anche la luminosità non è male, che si legge bene sotto il sole. A livello estetico troviamo anche il lettore impronte digitali sul retro, che è incastonato qui appena sotto la fotocamera, ed è veramente perfettamente centrato rispetto al retro, ed è velocissimo anche perché lo sblocco è quasi immediato. Come vedete, adesso io ho registrata l'impronta, come l'appoggio, lui in automatico lo sblocca veramente una frazione di secondo, cioè è velocissimo. Quindi adesso ormai i lettori di impronte digitali sono tutti veloci, però questi Xiaomi su un dispositivo da 150 euro veramente non ti aspetti tutta questa velocità, invece c'è su questo dispositivo. Passando dalle prestazioni, le prestazioni sono veramente da medio-alto gamma, grazie allo Snapdragon 625, che si comporta molto bene. Adesso andiamo a chiudere quelle due applicazioni che avevo aperto con voi per andare ad aprire, per esempio, Real Racing, andando a vedere che ci mette veramente 14-15 secondi per essere avviato. Segno che mostra che la CPU lavora veramente bene. Adesso questo l'ho avviato a caldo, adesso sono già pronto per giocare. Stavo facendo ancora la configurazione iniziale, perché l'ho adesso incliniamo. Ok, facciamo una gara con Real Racing, vedete che funziona molto bene. Da notare anche l'audio. Adesso mi sono schiantato contro il muro per farvi sentire l'audio. Sono esposto dal muro. Vedete, la reazione è veramente ottima, non ci sono lag. O altro, l'audio è veramente alto, quindi non so se potete sentirlo, però se andiamo a cambiare anche visuale, così l'audio per l'altro è mono, quindi se occupo queste due casse inferiori non sento più niente. Infatti ho tolto la mano per farvi sentire l'audio al massimo. E comunque, come vedete, Real Racing si avvia in modo veloce.
Questo segno che la CPU, quindi il processore grafico, che è un Adreno 506, lavora molto bene e non ho notato anche giocando un po' assiduamente un surriscaldamento sulla parte posteriore. Leggermente qui al centro, verso la zona un po' più bassa, leggermente intiepidito, ma veramente essendo tutto in alluminio al retro, la dissipazione del calore è ottima. Quindi poi passiamo agli scatti fotografici, che sono anch'essi niente male, sempre per un medio gamma. Qui eravamo in aeroporto a Torino, qui ho usato la modalità 16 noni. Adesso poi andiamo a vedere nel particolare la videocamera, l'opzione della fotocamera. Qui eravamo proprio all'evento Xiaomi a Milano, quindi il 24 maggio, quando Xiaomi ha fatto l'ingresso ufficiale in Italia, e vedete che la qualità anche qui a distanza, ero un po' dietro, sono stati 15 metri, riesco a leggere tutto quanto sul display. La luminosità qui era una zona di chiaroscuro, quindi c'era il sole dietro, e qui la scalinata era poco illuminata gradualmente, quindi come vedete il contrasto è veramente ottimo, anche in cima dove era pieno di sole, di luminosità, ha preso la luminosità in modo veramente corretto. Qui siamo dentro, non è riuscito a mettere a ben fuoco le scritte, però anche qui in condizioni di luce non ottimale, i dettagli ci sono, anche se non benissimo. Con la luce del sole escono perfette le foto, quindi come vedete qui ero a Rofiera in treno e la qualità dei dettagli è elevata. Quindi il sensore, questa è la fotocamera principale. La fotocamera anteriore, che è da 5 megapixel, e qui si vedono, perché qui si vede tutto, già ingrandendo al massimo il dettaglio, si perde il dettaglio dei capelli, però diciamo non è proprio un selfie phone, però si difende bene. Qui c'è il mio casco e lo zaino. Per il resto, quindi la fotocamera posteriore, che ha un'apertura, un sensore da 12 megapixel con apertura 2.2, in condizioni di luce scarsa soffre un pochettino questa mancanza. Però per il resto, non in condizioni di luce ottimale o anche in penombra, funziona abbastanza bene, gli scatti sono più che soddisfacenti. Quella anteriore un po' meno, e da notare come in caso di scatto in condizioni di scarsa luminosità, con la fotocamera anteriore apparirà una luce quando andiamo a scattare, così il volto sarà ben illuminato. L'applicazione della fotocamera ovviamente è molto basilare, in stile Xiaomi, dove possiamo attivare o disattivare l'HDR semplicemente cliccando, attivare o disattivare il flash, poi applicare alcuni effetti come normale, l'omo, rustico, quindi andando ad applicare degli effetti al volo. E poi tra le opzioni troviamo la modalità panorama, il timer per effettuare uno scatto temporizzato, registrare una foto con audio, poi fare uno scatto manuale con la Pro, che io l'ho utilizzata, però non è proprio il massimo. Qui possiamo andare a selezionare l'ISO e il bilanciamento del bianco, quindi non è che abbiamo molte opzioni. Poi l'opzione per raddrizzare se abbiamo un documento o un qualcosa. Poi sono disponibili anche le opzioni bellezza per fare una foto di un volto e ripulirlo dalle imperfezioni, diciamo, anche se non è veramente ottimale. La modalità notte, che secondo me peggiora anche le foto perché aumenta la quantità di rumore. Poi la scena, possiamo andare a selezionare una data scena dalla barra inferiore, andando a selezionare la modalità ritratto, panorama, sport. La modalità ritratto ha un effetto bokeh niente male, quindi scontorna abbastanza bene. Poi c'è la modalità notte, ritratto in spiaggia, in neve, se c'è tanta luce artificiale, e poi il classico T-Shift per dare e mettere a fuoco solo una parte della foto. Come vedete, possiamo mettere in modalità parallela, quindi sul fronte oppure a cerchio, andando a fare uno scatto
andando a selezionare solo questa parte e mettendo sfocato tutto il resto, quindi alcuni effetti. La fotocamera posteriore si difende bene di luce, quella anteriore ha dei margini di miglioramento notevoli, soprattutto al buio. Per il resto troviamo tutte le applicazioni di base di Xiaomi. Ovviamente c'è la suite, essendo la versione global, la suite completa di Google già all'avvio. Poi troviamo il tool di sicurezza per andare a migliorare il telefono, quindi andando a vedere cosa consuma di più la batteria, quali applicazioni, rimuovere i file non necessari, ottimizzare il sistema a livello complessivo. Poi tra tutte le applicazioni base, ovviamente tra cui troviamo contatti, calcolatrice, orologio, c'è la radio FM, quindi collegando le cuffie al jack, no, però funziona anche, no, collega le auricolari, infatti non avevo provato senza il jack, quindi devi collegare per forza le cuffie al jack per avere la radio FM che fa sempre piacere averla. Poi il registratore FM, registrare lo schermo, una funzionalità molto utile che utilizzo spesso. Poi vabbè, lo scanner del QR code o di un biglietto da visita o di un documento, applicazione fa sempre molto comodo. La bussola e Mi Drop, che serve, è una funzionalità veramente molto utile per scambiarsi file tra dispositivi vicini, quindi un'applicazione simpatica che utilizzo anche io spesso. Ovviamente c'è il Play Store e il calendario, l'applicazione musica per vedere i video, per prendere le note. L'unica applicazione, diciamo, esterna è quella lì del VPS Office, quindi una suite Office che vi permetterà di andare a modificare i file Office tutti da questa applicazione, quindi andare a creare un PDF, aprire un PDF, gestire, convertire delle immagini, insomma è una suite che, vabbè, se l'hanno installato io avrei anche evitato, in modo da dare apertura all'utente. Queste sono tutte le applicazioni che ho installato io, sono davvero tante, in questi giorni lo stavo utilizzando come telefono personale, quindi qui Facebook, come vedete, carica molto rapidamente. Poi c'è l'animazione dell'iconcina che veramente mi è piaciuta tantissimo, quindi come vedete prac e si chiude. C'è Twitter, che anche esso adesso sto avviando tutto a caldo, quindi l'ho acceso dall'inizio insieme a voi. Come vedete le applicazioni si aprono in maniera fluida e reattiva, anche il PDF viene caricato in maniera veloce. E andiamo ad aprire il nostro sito con Google Chrome, vediamo visto che non l'ho aperto mai su questo dispositivo, vedete l'ha caricato in maniera molto veloce. Quindi andiamo ad aprire un sito, un articolo che abbiamo scritto nei giorni scorsi sull'arrivo di Riyadh in Italia, e come vedete il render della pagina è già terminato, non sta più caricando, quindi ha caricato tutto quanto, ma sono solamente gli annunci pubblicitari che ovviamente vengono caricati dopo, però per vedere il resto, le immagini e tutto quanto è stato già caricato dal sistema, quindi segno che la CPU è veramente ottimizzata al massimo. Come dicevo, è dual SIM, ha uno stereo, un solo stereo, quindi se occupiamo la parte inferiore non sentiremo. Aliar per comandare i dispositivi con l'infrarosso, un secondo microfono per l'eliminazione del rumore di fondo in chiamata, il jack e la batteria da 40 da 4000 mAh dura veramente tanto. In una giornata di stress estremo, quindi sveglio alle 7 e vado a letto verso mezzanotte e mezza,
sono arrivato a sera con un buon 30%, quindi la giornata piena, stress, facendo video, foto, e tutto il resto è veramente eccellente. Sono rimasto veramente, contento dall'autonomia, che è veramente uno dei punti di forza di questo dispositivo. Per il resto, troverete tutti gli approfondimenti del video, audio, foto, come ho scattato le foto, nell'articolo dedicato che trovate in descrizione qua sotto. Tra i punti di forza di questo dispositivo troviamo il prezzo, sicuramente molto concorrenziale. Si trova su Gearbest anche a 140-150 euro, oppure dall'Italia sui 190 euro. Il display da 6 pollici è bellissimo, l'autonomia è elevata, veramente 4000 mAh si sentono. La qualità di foto con il sensore posteriore è elevata di giorno, anche quella anteriore si difende bene, di notte c'è da migliorare. Il wifi è molto veloce. Mentre tra i punti a sfavore troviamo i video che non sono stabilizzati, quindi fa veramente difficoltà a trovare la stabilizzazione ottica. Non ha il 4G più, quindi è un 4G semplice che va sempre bene, non ha l'NFC e il design è lo stesso classico di Xiaomi, quindi se siete abituati e amate, è un display, i bordi sono sottili, ci sono però. Sono veramente sottili e che dirvi, se lo trovate online ad un prezzo veramente sotto i 150 euro, compratelo assolutamente perché è un dispositivo ottimo sotto tutti i punti di vista, quindi per utilizzarlo come primo telefono va tranquillamente, quindi se non avete grosse esigenze, sicuramente un dispositivo molto 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 interessante. Questa, come al solito, la solita interfaccia di Xiaomi con tutte le icone nella home, aggiornamenti, c'è Android 7.1, ma riceverà sicuramente a breve la 8.1 perché è in fase di rilascio. Troviamo tutte le impostazioni classiche di Android, tra cui la modalità lettura che possiamo attivare per migliorare la leggibilità del testo, un doppio tap per attivare lo schermo, quindi se io adesso lo vado a spegnere, per attivarlo mi basterà un doppio tocco e poi toccare sempre dietro. Quindi adesso non avete solo le funzioni più importanti, e supportano i temi nativamente di Xiaomi, al momento ce ne hanno installati solo due. Per il resto, ovviamente lo sblocco avviene tramite le impronte digitali retro, non ha il riconoscimento 3D del volto. Poi possiamo andare a personalizzare la barra delle notifiche, qui in basso. Adesso ho aperto notifiche applicazioni, quindi va a caricare tutto il resto. Posso andare a modificare nella barra di stato tutta le icone di notifica. E andare a selezionare anche la modalità della home, dove in schermata home e appari recenti posso andare a selezionare il tipo di launcher di sistema e se andare a bloccare il layout dell'icona oppure lasciare anche le icone vuote. Per il resto possiamo andare a selezionare anche l'opzione, questa è molto utile perché per esempio possiamo utilizzare o i tasti indietro oppure per recuperare la funzione a tutto schermo, includiamo le gesture, che è molto tipo iOS style, insomma con iPhone X. Quindi per andare alla home basta fare un passo verso l'alto, mentre per aprire quelle recenti sarà sufficiente fare uno swipe verso il centro ed eccole qua le app. Per il resto, per aprire, anche se sinceramente le ho attivate poi le ho disattivate perché lo swipe verso sinistra non è tanto comodo così come possono vedere nel video, ma per aprirlo è un po' macchinoso, devo andare veramente verso l'esterno per tornare indietro. Adesso puro caso l'ha fatto velocemente. Per il resto, le altre opzioni troviamo il secondo spazio dove possiamo creare uno spazio condiviso con il dispositivo, quindi utilizzare una memoria diciamo d'appoggio che andiamo a vedere solamente
noi, poi possiamo utilizzare le app clonate, quindi per esempio account come Facebook, vedete, WhatsApp o Snapchat, mi dà la possibilità di utilizzare due account differenti. E basta, per il resto c'è il blocco dell'applicazione, dove possiamo andare a bloccare l'applicazione accedendo solo tramite password, e a livello software è quanto. Quindi siamo andati alla scoperta a 360 gradi di questo dispositivo. A chi è indirizzato? Gente che non ha grosse pretese, però vuole un dispositivo concreto. Questo lo è, lo Xiaomi Redmi 5 Plus è concreto, quindi un dispositivo funziona bene, gira bene, costa poco e offre tutto quello che una persona medio, anche alta, cerca da uno smartphone. Quindi compratelo, se lo trovate soprattutto in offerta sotto i 50, è un best buy indiscusso di questo inizio 2017. Un saluto a Francesco di Your Love Updated, al prossimo video.